Purtroppo le cerimonie per la ricorrenza di ogni santi sono tantissimi i napoletani che anche oggi, come da tradizione, si recano sulle tombe dei propri cari per la commemorazione dei defunti. Soltanto ieri sono state più di 900.000 le famiglie partenopee che hanno affollato, senza particolari disagi, i cimiteri cittadini e della provincia. Alla celebrazione eucaristica, presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe, ha preso parte anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ha deposto una corona di fiori per le giovani vittime del Melarancio e portato il suo saluto ai due presidenti della Repubblica napoletani, De Nicola e Leone. Sul fronte viabilità regge bene il dispositivo messo a punto dall'amministrazione comunale in occasione della ricorrenza dei defunti. Fino ad oggi l'assessorato alla mobilità ha infatti previsto un potenziamento del servizio di trasporto pubblico, 100 bus al giorno ed apposite linee che facilitano l'afflusso alle zone dei cimiteri e la chiusura al traffico veicolare delle principali strade a ridosso degli ipogei cittadini. Intensificato inoltre il servizio taxi con l'istituzione di aree di sosta in via Nuova Poggioreale, via del Riposo e via Santa Maria del Pianto.